3, 2, 1, Cantucci, ciao cazzone, pronto? Ciao e bentornati nella nostra cucina. Oggi vogliamo fare una ricetta tanto cara soprattutto al papà. Vogliamo fare i cantucci. Tu sai cosa sono i cantucci? No. Una cosa che sta in un canton? No. I cantucci è un tipo di biscotto. Biscotto l'aquilotto, ti piace il biscotto l'aquilotto? Oltretutto questa ripresa qui, scusate, la stiamo facendo senza la nostra camera woman, qui dietro non c'è nessuno, l'abbiamo messa da lì. Allora, comunque, proseguiamo con questa bellissima e semplice ricettina, giusto? Andiamo. Allora, per questa bella ricetta abbiamo bisogno di pochi ingredienti come sempre. 500 g di farina, 200 g di zucchero, poi abbiamo 150 g di burro, due uova, un po' di mandorle da pelare, pelate, nocciole, noi abbiamo usato mandorle e nocciole, avevamo anche due o tre pistacchi, noli, non c'erano niente, ma le abbiamo messe lo stesso, e li tostiamo adesso con un po' di burro, e alla fine mezza bustina di lievito. Procedimento di una semplicezza, semplicissima. Di una semplicità semplicissima. Assurda. Assurda. Andiamo avanti. Di una semplicità semplicissima. Allora partiamo. Allora pesiamo mezzo chilo di farina. Lo pesi tu intanto? Basta solo che te fai cuscire e te butti finché mi fuori mezzo chilo. Butto io la farina, lo zucchero, tu butti lo zucchero, eh? Facciamo 500 g di farina. Guarda che diventa giusti, eh. Sento. Oh mamma mia, c'era. Cosa? Mi sa che c'è. Oh! 501, siamo arrivati giusti. Adesso pesa, fermo là, vai. Metti dentro 200 g di zucchero. 200 no, 200. Devo fare 200? 200, vai. Ok. Fermo io su. Guarda tutto? No, tutto io. Non visto niente. E c'è un problema, 200 g di zucchero. Sì, è meglio. Non visto niente. Dai. Un pochino. Quant'è? 203? Sì, un pochino di più. 3 grammi rovina, metti io lo zucchero, grazie. Allora, in una padella antiaderente, vieni qua. Mettiamo in una padella un po' di burro, così, va bene? Così. E gli aggiungiamo dentro i nostri frutti secchi qua. Accendiamo il fuoco. E li facciamo tostare. Abbiamo messo, allora, 500 g di farina, 200 g di zucchero, pesiamo 150 g di burro. Biglietto. Questi sono? 250? Vediamo un po' se non ho sbagliato. 150 giusti, perfetti. Li mettiamo a sciogliere, in questo caso il microonde, che siamo a posto. Le nostre mandorle e noci si stanno tostando a fuoco con un po' di burro. State, benissimo. Il burro si sta sciogliendo, adesso impastiamo tutto assieme buttandogli dentro anche due uova. Quando il burro si scioglie aggiungiamo due uova. Mettiamo dentro in questo caso mezza bustina di lievito da dolci, che sono 16 grammi, quindi una mezza bustina sono 8 grammi. Allora a questo punto abbiamo messo tutti gli ingredienti assieme, aggiungiamo il burro che è tutto sciolto e andiamo in planetaria e facciamo impastare tutto. Bello, eccolo qua. Facciamo un bel impasto, un po', tipo una frolla, un po' asciutta però. Allora, adesso abbiamo il nostro impasto che è quasi del tutto impastato. Aggiungiamo la frutta secca tostata e gli facciamo fare un altro giretto con l'impastatrice in modo che si immiscoli tutto assieme.
Eccezionale, li riguardate se li ha presi in mano vostro figlio e gli aggiungete vieni, lo toccherò così, eccoli qua, bleh. Adesso li inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Pronti? Partenza. Mi sembra bello, però molto. Ecco. Voilà. Eccola. Allora, per quanto riguarda la cottura dei nostri cantucci, detti anche tozzetti, va fatta una doppia cottura. La prima va fatta circa a 180 gradi per 20 minuti, poi la seconda cottura la facciamo, li tiriamo fuori, tagliamo due fettine e li mettiamo in forno per altri 10 minuti a 150 gradi in modo da farli seccare. Questa è la particolarità dei cantucci, che dobbiamo fargli questa doppia cottura. Allora, a questo punto abbiamo i nostri cantucci che sono ancora crudi, li mettiamo in un tagliere e gli facciamo dei tagli in modo che escano delle forme così. Sono cotti ma ancora un po' bazzotti, come possiamo definirli, non del tutto cotti, giusto? Li tagliamo e li riponiamo di nuovo nella placca in questa posizione. Eccoci qua, alle pronti, sfornati, belli caldi, guarda che bei. Adesso questi qua li dobbiamo far raffreddare, loro hanno preso il loro bel corrito e poi chi se li mangia? Si ritrova. Buonissimi. Cosa dici? Li abbiamo fatti questa volta i nostri fantastici cantucci, che si chiamano cantucci perché stanno in un cantone. Non è per quello? No, perfetto. Bene, anche i cantucci li abbiamo fatti, anche se la vittoria non è arrivata, ma non importa. Sì. Sempre i cantoni. Diciamo le cose interessanti? Sì. Allora, numero uno, iscrivetevi, se il video vi è piaciuto, pollicione verso l'alto, se no lasciate stare e soprattutto ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao!